La cattedrale di Agrigento si erge con la sua mole semplice ed austera a dominio dell'intera città. Fu fondata nell'XI secolo dal vescovo normanno San Gerlando, al quale la cattedrale fu successivamente dedicata. L'interno della cattedrale è diviso in tre ampie navate. La navata centrale presenta un'interessante divisione del soffitto in tre porzioni. La prima è costituita da capriate lignee dipinte nel Cinquecento, la seconda presenta un soffitto a cassettoni che cinge al centro lo stemma degli Asburgo e infine, nell'incrocio con il transetto, la terza parte è decorata da una finta cupola dipinta. La zona absidale, invece, è decorata da un soffitto cassettonato e da stucchi bianchi che corniciano affreschi variopinti. La cattedrale è ricca di opere d'arte collocate sugli altari, lungo le pareti delle navate e nella cappella del crocifisso, ma la maggior parte delle opere che costituiscono il suo tesoro è oggi custodito presso il Museo Diocesano.